Ben ritrovati. Oggi voglio parlarvi di un libro che a mio avviso è da considerarsi un'occasione mancata. Un'occasione mancata per diversi motivi, ma partiamo con ordine. Il libro in questione è L'enigmatico caso di Cesare Lombroso di Diana Braithwaite. Diana Braithwaite è stata per anni un avvocato difensore presso il carcere di Brixton. E attualmente è docente di criminologia alla Portsmouth University in Inghilterra. L'enigmatico caso di Cesare Lombroso, il suo romanzo di debutto. Questo è tutto quello che sono riuscita a reperire su questa persona. Tanto per notare la curiosità, abbiamo nel giro di poco tempo due romanzi in cui appare la figura del professor Cesare Lombroso, una figura che tra l'Ottocento e il Novecento suscitò molto clamore per i suoi studi sulla possibilità di identificare criminali tramite i loro tratti somatici. Abbiamo già incontrato Cesare Lombroso e il suo assistente Salvatore Ottolenghi nel romanzo scritto a quattro mani da Andrea Vitali e Massimo Picozzi, La ruga del cretino. Lì abbiamo un Lombroso simpatico, incredibilmente piacevole. In questo romanzo invece è la Braithwaite, come cazzo si chiama? Braithwaite, questo nome qui è assurdo, ma è assurdo per noi. Scrive un romanzo brutto, veramente brutto. Allora, intanto lo considero un'occasione mancata perché la storia sarebbe potuta essere interessante, avvincente, se non fosse che ha allungato il brodo in una maniera disumana. Inoltre, questo vezzo di voler scrivere in uno stile ottocentesco che fa veramente venire il latte alle ginocchia. E poi la stupidità con cui viene trattato tutto l'argomento, cioè è così palese la soluzione del caso, che sinceramente dopo 20 pagine vi viene voglia di prendere il libro e buttarlo nel cestino dei rifiuti. Io mi sono sforzata, perché io per voi faccio questo e altro, lo sapete benissimo, di arrivare fino alla fine. Sono quasi 400 pagine di una rottura di palle, guardate, veramente improponibile. Io generalmente i libri sapete che me li faccio fuori in 1 o 2 giorni al massimo. Questo l'ho fatto ballare per 5-6 giorni perché dopo una ventina di pagine mi calava la palpebra, veramente non riusciva ad interessarmi, ad avvincermi. Ma la storia è molto banale. C'è questo medico scozzese, James Murray, che viene in quel di Torino perché desidera diventare un assistente del professor Lombroso. Incontra il Lombroso, viene subito accettato come assistente e mentre inizia la sua attività di tirocinante con Lombroso e con il suo assistente Ottolenghi, a Torino iniziano ad essere perpetrati dei delitti estremamente atroci. In primis vengono uccisi a distanza di poco tempo l'uno dall'altro tre, come posso dire, tre barboni, sì, e vengono brutalmente assassinati e poi torturati, massacrati, insomma, una roba così. E in mano a questi cadaveri viene lasciato un biglietto vergato col sangue con scritto omaggio a Lombroso. Qui interviene la figura del carabiniere Macchinetti che
che come un carabiniere da barzelletta indica nell'ombroso stesso l'esecutore di questi efferati omicidi. Allora, vabbè che siamo alla fine dell'Ottocento, le indagini non avevano la scientificità e la tecnica criminologica dei nostri tempi, ma che un cadavere con in mano un biglietto con scritto omaggio all'ombroso significhi che sia l'ombroso ad uccidere come se lasciasse la firma, ma neanche veramente un carabiniere da barzelletta direbbe una scempiaggine del genere. Eppure nel romanzo della Breathrick è così. Abbiamo l'ottusità di questo carabiniere che continua a dire sì, è l'ombroso perché c'è scritto omaggio all'ombroso sui biglietti. Già questo fa salire la carogna. Dico, va bene tutto, va bene che tu sei inglese e non sai una emerita cippa della cultura italiana, perché sì, se scrivi queste stronzate lo dimostri, ma come puoi pensare che noi abbiamo mai avuto della gente così idiota? Poi va avanti con delle stronzate senza fine. Insomma, veramente, poteva venire fuori un bellissimo romanzo nel quale si poteva mettere in luce la figura di studioso e ricercatore di Lombroso, l'atmosfera della Torino fin du siècle. È venuta fuori una schifezza. È un libro che io non solo vi sconsiglio, ma proprio vorrei vedere sparire dalle librerie. Io una cagata così difficilmente l'ho letta. Brutto, noioso, ripetitivo, petulante, stupido, prolisso, scritto male, personaggi ridicoli, non c'è un minimo di suspense, non c'è un minimo di tensione, è aria fritta e qui e là, una, scusate, divento volgare, ma sapete che io mi irrito. Pensare che ho perso del tempo preziosissimo nel leggere una roba del genere. Una cagata pazzesca, veramente. Evitate questo libro che è una schifezza solenne. Vi risparmiate i soldi, vi risparmiate il tempo. Come dico sempre quando incontro queste boiate pazzesche, mandatevi a leggere La carta del burro piuttosto, molto più istruttiva. Diana Breathrick, L'enigmatico caso di Cesare Lombroso, una ciofeca indicibile. Se lo conoscete lo evitate, ma a gambe levate evitatelo. Un bacione, un arrivederci, a presto, ciao!